Ebbene sì, ci siamo. Cloud Burst, Cloud LD all'interno di Opera Omnia. Finalmente un contenuto nuovo e finalmente un video dove si può pullare. Una burst che ha fatto discutere sia per gli effetti sia anche per la scenicità, mettiamola così, che a mio avviso sono stati rispettati. Una bella animazione per quanto riguarda la burst, forse me l'aspettavo un po' più spettacolare, però è così, alla fine ci sta. Omnislash versione 5, come appunto l'audio che vi ho fatto sentire in live qualche giorno fa, Cloud prende la sua burst, che tra l'altro è anche una Burster Sword, però quella della versione di Advent Children. Skin bellissima, oserei dire. Skin veramente veramente bella. Ovviamente due free multi a disposizione, dato che appunto avremo il contenuto del raid anche durante questa fase in cui Cloud ha preso la sua arma burst. Ovviamente si cerca la LD inizialmente, se dovesse anche arrivare la burst, va bene, non ci sputiamo sopra. Comunque, ho intenzione di tirare anche i ticket, ne ho ben 404, magari se non troviamo nulla all'inizio, magari facciamo un po' di ticket giusto per spezzare. Comunque, andiamo a farci prima le free pull. Bene, la prima free multi fa cagare, proprio letteralmente fa cagare. Cominciamo benissimo, oserei dire, veramente veramente bene. Tra l'altro, come ben sapete, non ho connessione internet, sto utilizzando la mia connessione dati del telefono e infatti è per questo che ci sono dei rallentamenti all'interno del gioco, perché purtroppo non ho la connessione wifi. Infatti non so quando effettivamente vedrete questi video. Comunque, prima free multi andata decisamente male. Andiamo a vedere la seconda. Tra l'altro questo è il banner dove probabilmente continuerò a pullare, essendoci sia Seles che Wakka, sono due personaggi che mi mancano, sicuramente ne approfitterò e continuerò a pullare qui. Quindi prima free multi. Dove ovviamente il caricamento è eterno. Ecco, anche qua proprio la felicità del pull. Sicuramente qua le persone pulleranno da pazzi. Pulleranno letteralmente da pazzi. 35 di Yuri, che tra l'altro è l'unico personaggio che possiedo. Quindi un'altra mono oro, bruttissimo, veramente brutto. Vediamo come vanno i ticket, soprattutto come vengono caricati, se vengono caricati veloci, se ci stanno tanto tempo. Vediamo, buttiamone un paio. Non ne vorrei buttare tanti, penso una cinquantina, perché comunque sì, voglio cercare l'LD, ma dato che appunto voglio anche trovare la burst, è inutile andare di ticket, che comunque trovare la burst con i ticket sarebbe una cosa
che purtroppo riesce una volta ogni tot, e a me già è successa praticamente con Sephiroth, quindi sicuramente non potrà ricapitare di nuovo, assolutamente. E vedremo, vedremo, vedremo. Se i ticket comunque continueranno ad essere così lenti, diciamo come caricamento e come tutto, probabilmente li salto. Magari li faccio per conto mio, perché a sto punto non posso effettivamente perdere tutto questo tempo per i ticket. Fondamentalmente non può essere, letteralmente non può essere. E magari faccio le pull con le gemme adesso, quelle che comunque avrei fatto a prescindere all'interno del banner, e poi dopo i ticket me li faccio per conto mio e decido di magari di buttarli off camera per conto mio e amen, così come ho fatto comunque altre volte. Allora, facciamo così, facciamo le pull. Tra l'altro potrei fermarmi anche effettivamente al libro, ovvero 200 G token, che sarebbe anche un buon compromesso. Madonna, ogni volta che premo le gemme è bruttissimo, anche perché non sappiamo il futuro. Cioè, sappiamo che comunque metteranno dei nuovi contenuti, ma non sappiamo effettivamente come potremo rifarmare le nostre risorse. Quindi è praticamente una sorta di investimento così a scatola chiusa, e questo è brutto. La cosa positiva è che ad aprile avremo un solo personaggio, quindi avere un solo personaggio ad aprile non è male. Ok, Wacca 35 e 2.15 di Yuri. Tra l'altro Yuri va benissimo perché per me sono Power Stone, quindi tanta roba. Solo che, diciamo, al posto di avere una orba azzurra, preferirei una orba dorata. Almeno mi dà l'illusione, mi dà la... Ecco, vedi? Mi dà l'illusione, mi dà la speranza di trovare qualcosa. Tra l'altro Celeste e Wacca mi mancano, quindi nel frattempo, se riesco a farmi anche i loro kit, diciamo per collezionismo, chiamiamolo così, non sarebbe male. Bel cambio. Ex di Yuri, ovviamente. Era l'unica che avevo, praticamente, però vabbè. Cioè, sto trovando praticamente solo i personaggi che ho. Però vabbè, anche armi di Celeste e Wacca in generale ci sta, ci sta. Ci stanno assolutamente, però preferirei magari qualche cosina in più. Anche la LD magari. Ah, monoro addirittura. Con un'arma a doppione. Cioè proprio così buttata. Non mi stanno piacendo queste multi, veramente non mi stanno piacendo, perché non, cioè monoro no, armi doppioni di Yuri possibilmente anche no. Cioè, ho trovato una ex e giusto giusto l'ex di Yuri, no, fatemi trovare le armi di Wacca e Celeste, almeno piango con un occhio. Dai, altra orbo dorata. Anche l'LD ovviamente devo trovare di Cloud, perché è normale che ormai devo trovarla. Anche se magari la Burst poi la si cerca tra virgolette altrove. Ok, Wacca, Celeste. Oh, ex di Celeste, bene. Perfetto, almeno già è qualcosa che non ho. Bene. Ora ci vorrebbe anche l'ex di Wacca, così almeno ho anche l'ex di Wacca, poi trovare l'LD e infine basta, sono tranquillo.
La Burst, ovviamente, se non si ha il Pity o non si hanno i token per il Pity, la vedo dura. Ovviamente Orba Azzurra che già mi fa perdere qualsiasi speranza. Tra l'altro neanche lo sto contando perché ho perso il conto, mi sono distratto. Bene, mono oro con una 15 di H. Beh, non stanno andando benissimo questi pull, eh? Attenzione, non stanno andando troppo bene. Dai, dammi la X di H. Sì, ma molto probabilmente mi fermo al libro. Cioè, almeno mi guadagno. Almeno guadagno un libro. Perché tanto ho anche i ticket. Ok, Wacca. Yuri. Oh, ex di Wacca, perfetto. Perfetto. Abbiamo ottenuto almeno le ex che mi interessavano. Almeno per collezione ho ottenuto le ex che mi interessavano. Allora, intanto vado fino ai 200 G token. Questo è poco ma sicuro. Almeno mi tengo la possibilità di avere il libro. Non credo comunque di andare a Pity di LD. Non credo proprio di andare a Pity di LD. Preferisco andare poi di ticket, magari off camera, cercare di pullare qualcosa io off camera e basta. È inutile andare a Pity di LD, soprattutto in questi banner. Dato che comunque possiedo anche i ticket. Poi ripeto, questo mese c'è solo un personaggio nuovo, quindi. E madonna, sta 35 di Yuri. Ok, ultima multi. Così ci fermiamo. Vabbè. Che bella multi. Con l'orba azzurra così che mi spunta e che mi taglia le gambe. Beh, oddio, ho visto anche video dove le burst spuntavano da orba azzurra, eh? Però sicuramente non è il mio caso. Comunque, doppia 35 di Seles non è male. Ok, io mi fermo qui, così ho i 200 G token pronti per il libro. Adesso andrò di ticket, andrò a pullarmi i ticket, vediamo che cosa mi esce dai ticket e poi ovviamente faremo un resoconto magari su Discord, Telegram, quando tornerò possibilmente in live e faremo un pochino di conticini in tasca. Quindi da queste 7000 gemme io riparto la mia salita nuovamente verso la ricchezza tutto il mese di aprile, perché sicuramente aprile pullerò poco e nulla o pullerò solo coi ticket possibilmente. E quindi per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che voi abbiate avuto più fortuna di me sicuramente. E niente, ci vediamo non appena avrò la possibilità di farmi rivedere. Bye bye.